chiama la mia amorosa e fagli una serenata incomprensibile. Allora, allora caro mio ascoltatore, bello, che non so come ti chiami. Allora, l'ho già fatto questo tipo di scherzo. Ma poi cambiamo, no? Andrea. Tu sei l'unico che insulta gli ascoltatori, ma non è vero, sono. È vero? Dai. Può succedere, non fa lo strudel. Allora, andiamo avanti. Allora, uno ha scritto, Alex ha scritto: Andrea, le guardie svizzere sono al Vaticano. Ah, vedi? Lo vedi? Quindi un senso logico di quello che dicevo prima. Cioè. Che poi perché le guardie svizzere sono al Vaticano? Come mai? Boh. Io te lo vedi, non sai niente, tu non sai niente. E vabbè, se parlo tu, allora pur c'è Madman. Non è che io lo so, vado per deduzione io, faccio andare il cervello. Secondo te, perché il Vaticano, al Vaticano ci sono le guardie svizzere? Perché il Papa viene difeso dalle guardie svizzere? Perché? Sarà una cosa remota. Ma quale remota? Ragiona, ma secondo te uno attacca il Papa? Mo, sinceramente, non. No, vabbè, città del Vaticano è uno stato a parte. Ho capito, ma ti immagini, invadiamo il Vaticano? Non. Non ha peso questa cosa, non. Io capisco l'attentato, ma l'attentato è un'altra cosa. Ma uno che invade il Vaticano, se l'hai mai visto? No. Ma neanche nel Risico c'è sta cosa. Non, nel Risico non c'è il Vaticano, non c'è. Non l'hanno messo perché dice: ma chi lo invade? Nessuno che ha il coraggio di invadere il Vaticano. Allora hanno messo le guardie svizzere. Che le guardie svizzere sono. Che sono dei cioccolatini giganti, sono. Se tu gli dai un colpo si rompono. Facci caso, al sole non stanno mai al sole, se no si squagliano. Rimane solo la giubba, rimane. Allora, la giubba. Vabbè, andiamo. Io non posso parlare. Dico le cose vere. Ma la giubba, scusa. La giubba. Ci sei tu medioevo. E quelli sono vestiti come vestiti tu medioevo, non è che. Vabbè, andiamo. Continuiamo a farci del male. Possiamo andare avanti o dobbiamo continuare? Dai, su, per favore. Allora, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, ma poco importante. Allora, facciamo uno scherzo, dai, siete perfetti addirittura, ma. Questa è bella, scemo 1 e scemo 2, questa è bella. Hanno messo le foto. Le nostre facce al posto del film di Tom Kerry. Ma chi è? Come si chiama? Ha mischiato tre nomi. Jim Carrey, c'è qualcosa c'era, vedi. Mandamela questa foto, mandamela. Aspetta che ti scrivo il numero mio, così. Tom Kerry è un panino. Basta. E poi mi prende la risata, a me non riesco più a parlare. Ancora, la fai finita per favore, È colpa tua. È colpa mia, guardia svizzera, è colpa mia. Te immagini tu con la guardia svizzera? Con la giubba. Anche il papa. Esci fuori il papa, fa: scusate ragazzi, ma quello chi è quel ragazzo sotto lì? Con la giubba aderente. Un papa veneto abbiamo fatto il papa. Mamma ragazzi, ma sei inguardabile, sembra un mona gigante, sì. Vabbè, andiamo avanti. Riso col Kerry, cavolo, riso col Kerry. Allora, perché c'è la guardia svizzera in Vaticano? Allora, c'è la spiegazione, ragazzi. Il corpo delle guardie svizzere fu istituito il 22 gennaio, grazie Google, 1506, per difendere, quando vinse l'Italia agli ultimi mondiali, no? Il Papa e i palazzi pontefici. Fu Papa Giulio II, eletto nel 1503, che decise di circondarsi di un corpo di guardie scelte per proteggersi dagli avversari e dai frequenti delitti politici che venivano a Roma in quel periodo. Ragazzi, io leggo male, ma anche il pensiero è scritto un po'. Quindi in buona sostanza le guardie svizzere ci sono per Papa Giulio II, capito? Per il Papa Giulio II, che fu eletto nel 1503. È lui che ha istituito le guardie svizzere, capito? E le guardie sono sempre quelle. E le guardie sono sempre quelle.
sono del 1500, c'hanno gli stessi vestiti del 1500, una puzza di naftalina che non vuoi capire. Mamma. Vabbè, comunque c'hanno le tarme. Vabbè, comunque, sono rimasti attaccati alle tradizioni, no? Sai che. Vabbè, andiamo avanti.